mattinata numero 3. 3 è il numero perfetto. Abbiamo passato un buon Natale, Claudio. Assolutamente sì. Ovviamente, come dire, perdonateci se noi durante il tragitto ogni tanto ci perdiamo di vista, diciamo, gli appuntamenti, però alla fine è così, le cupa cupa sono così. Quindi. Sì, sono belle spontanee, devono venire così come Cristo ce l'ha mai. Quindi andiamo avanti e credo che quest'anno sarà una bella annata di mattinate, Sergio. Scoppiettanti, scoppiettanti. Ritroviamo tra gli amici di sempre il buon Rino che, come dire, è tornato tra noi. Buonasera, pronto? Buonasera, prontissimo. Naturalmente non c'ero per via di disturbi, diciamo, di salute, però stasera sto benissimo, quindi sono felice di stare qui in questo luogo perché sono amici che davvero ci vogliono bene e noi vogliamo bene a loro per questa sera. Grande festa. Bene, allora grande festa stasera a casa Sant'Arsia, nella periferia sud di Matera. Abbiamo il gancio pronto, che poi tra l'altro è un gancio familiare, oltre che un amico, Eustachio Sant'Arsia. Buonasera, Eustachio. Buonasera, buonasera a tutti. Insomma, hai scelto di fare questa sorpresa a tuo padre. A mio padre, beh, ci sta, dai. Visto che siamo di festa in festa, è giusto festeggiare ogni tanto anche il signor Mimmo. No? Assolutamente, che di feste se ne intende. Poi c'è anche una sorpresa. Cioè? Abbiamo fatto trovare a casa il cavaliere, Porcaro. Oh, mamma mia, e allora come dire, un pezzo di storia della città che condivideremo con voi stasera. Ci sono anche tanti altri, c'è Mariangela che è tornata, c'è un'amica che ci ha scritto che voleva venire, Tiziana, la conosceremo a casa Sant'Arsia, però, come dire, è il momento di andare. Andiamo. Facci strada. Oh,
Mimmo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Se manca a peta Don Mimmo alla tagliola. Grazie per la sorpresa, non so chi è l'artefice, ma sicuramente è lui. Hai visto benissimo. Davvero tanti stasera, noi cercheremo di provare a raggiungere la cucina, diciamo così, ma mi fermo prima da Mimmo che devo, come dire, richiamare ancora una volta in causa. Che effetto fa, Mimmo? Beh, un effetto emozionante, dai. Avevi mai ricevuto una mattinata? No. E questa è stata una sorpresa number one, insomma. Disconoscerai tuo figlio da stasera. Stacchio, è riuscita. Penso proprio di sì, non te l'aspettavo. Assolutamente, erano qui a cenare come se nulla fosse. A un certo punto non ha capito più niente. È un'invasione pacifica. È buono, belle, sono belle cose. Grazie anche a voi. Finalmente riusciamo a raggiungere la cucina, perché c'è davvero un mare di gente stasera, e riesco a raggiungere anche la signora Rosa, che Eustachio mi sta dicendo vai dalla signora Rosa, ovvero la mamma. Buonasera Rosa. Se c'è una cosa su cui non vi possiamo cogliere impreparati è sulla cucina. La cucina. Vedo che c'è della parmigiana, del cinghiale, salumi, latticini. È una cena completa, diciamo così. Non manca. E allora mi sa che non ce l'andiamo più, rimaniamo qua. Tutto è per voi. Grazie. Sono venuti a disturbare il cavalier Porcari mentre era impegnato a stappare il vino, che comunque è la benzina della Cupa Cupa. Gli ho detto: cavaliere, raccontami qualcosa del passato, e mi ha detto di partire da te, Mimmo. Perché? Perché quando nell'anno, che anno era quando abbiamo partito? Era Carneval di Matera, quando è uscito? Metà anni 80 probabilmente. No, molto di me, molto prima. Perché qua, il carnevale 81-82, qualcosa in genere. Che con me era Franceschino e Angelo Tosti, e si organizzava per migliaia di persone giù ai Sassi, pasta e fagioli, pasta e cece e pasta e lenticchie, in varie... Non solo nei Sassi, ma anche nei Rioni, alla Martella, a Benusia, esatto. A Pisciano, quindi... E si organizzava una serata ogni martedì, oppure tutte le sere, adesso non mi ricordo bene, dove abbiamo distribuito, consumato tonnellate di pasta in quel periodo, tonnellate di pasta. La gente si accalcava per prendere i piatti di pasta.
quando i Sassi erano ancora, come dire, i Sassi erano ancora un deserto. Beh, diciamo era... che i Sassi li abbiamo inventato noi con il carnevale. Durante il carnevale si è fatto maggiormente giù ai Sassi. E ricevere una mattinata stasera come questa, una cupa cupa, che cosa, che emozioni ti ha risvegliato? Beh, mi ha risentito la mia eredità, quello che la cupa cupa si faceva quando in questa mattinata ci sono anche persone che ci seguono e a un certo punto ci chiamano per dire: voglio venire a vivere questa esperienza con voi. Come Tiziana, raccontaci. Tiziana, insomma, ci seguivi e hai detto: voglio andare con loro. Sì, è una bellissima tradizione che la nostra città deve portare avanti ed è bella alla nostra età continuarla a rivivere. Come i nostri nonni, tra l'altro. Ora, non si chiede l'età ad una signora. Quanti anni hai, però? Dimmelo. Quanti me ne dai? 23. Un po' di più. 25. Sì. Senti, ti era mai capitato di assistere ad una situazione di questo tipo? No, mai. Avevo solo visto per TV, tramite voi, però è la prima volta e ci tenevo tanto. E che emozione è viverla? È bellissima, a me mi piace, è proprio quello che volevo vivere. La uacezza! Sì, uguale. Avevi il telefono in mano e stavi messaggiando con qualcuno. Allora io voglio sapere com'è andata dopo questo primo appello. www.cerchiamounsitoachiara.it. Come va la ricerca? Anche una richiesta di amicizia. Non dire bugie che stavi col telefono in mano, stavi usando WhatsApp o Facebook. Non so più Facebook, solo Instagram. Ah, la ragazza ha capito bene. Guardate, si è tirata completamente. Cioè, signori e signori, questo è un messaggio promozionale. Chi meglio di lei, insomma. Quindi, mi raccomando, referenziati come devono essere? Belli, intelligenti. Un po' di cervello. Un fisico accettabile, dai, non dico il palestrato, però deve essere accettabile. Io non so se voi avete notato che ormai le mattinate, le cupa cupa hanno anche le cheerleader, diciamo così, le donzelle che ballano. Non è una novità, però tra queste stasera c'è una novità, o meglio ritroviamo rispetto alle
alle mattinate precedenti, Mariangela, che non vedevamo più, iniziavamo a preoccuparci, tutto a posto? Tutto benissimo, sì, è un peccato non partecipare a queste belle eventi, diciamo. Ho visto che avete coniato un ballo ormai, quello è, il ballo della cupa. Sì, infatti. Complimenti, complimenti, complimenti. Possiamo aprire il momento dei brindisi che durerà molto, immagino, stasera. Qua ci sono prenotazioni tipo il Servizio Sanitario Nazionale per i brindisi stasera. Inizierei con un bel brindisi tra il Cavalier Porcari e il genero, quindi, come dire, da maestro a maestro, da figlio a figlio, come dire, acquisito, diciamo così. E poi c'è l'altro. È Eustacchio. E allora Eustacchio, vieni pure tu, così facciamo un brindisi. Venite tutte e due, chi più ne ha più ne metta. Facciamo un brindisi di generazione in generazione. Ma dopo Eustacchio ce n'è ancora un'altra. Ah, ok. La bambina. Perché io sono bisnonno. Qui c'è una generazione impegnata in un colpo solo, quindi. Comunque, la mia, quello che dico io, silenzio! Sono soddisfatto della mia carriera che ho trasmesso a genero e a nipote, che vada avanti sempre per il loro lavoro serio. Benissimo! Questa sera sono venuto qui in questa casa e davvero il mio cuore è stato felice e ricolmo di gioia. Anche perché stiamo già quasi a gennaio, cioè quasi, cioè è passato già gennaio e quindi è passata anche l'Epifania, che tutte le feste porta via. Passalo prendersi a Mimmo Santasia. I passi tra tele. Il trasito Quarnevele, scemo frente con a ballon, scemo facciamo uacezza tutto von. Ma che sa sare che questo bocchino di malvasia voglio fare una brunza a manghicci Sant'Arsia. Tutti bravi a fare i brindisi, eh? Complimenti. Ma a nome della famiglia Sant'Arsia, un brindisi faccio a tutta questa bella compagnia. Questa mattinata, questa cupa cupa, l'aggiungiamo all'elenco delle belle sere. Brindisi faccio al Cavaliere! Io mi chiamo Don Pedro e Don Fabio e Ramon il Bramirez. Hai svaligiato l'ufficio anagrafe praticamente. Io Esperanza di Escobar, Carmencita. La Esperanza è sempre quella, Carmencita, te gusta Carmencita? Mucho, mi gusta mucho. Allora diamo un appuntamento alla prossima spuntata. Con voi? No, con vosotros. Ensemble, ok. Au revoir. Todos a la casas, buenas noches. Ci ritroviamo presto, sempre sul canale YouTube, sempre sui social, con Mattinate e Cupa Cupa. Adesso ce ne andiamo a casa.